Sera buona ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che questo video sarà un po' in anticipo rispetto alla norma, però mi andavo di aspettare l'ultimo weekend di campionato, quindi lo voglio fare adesso. E questo video sarà il pagellone delle prestazioni dei giocatori del Napoli durante questa stagione. Ovviamente non terrò conto soltanto del campionato, ma anche dell'Europa League. La Coppa Italia la terrò conto poco perché è stata una partita, è vero, abbiamo perso, è stata una partita di merda, ma una partita non conta nulla. In Europa League almeno sotto partite, in campionato 37. Quindi in queste due competizioni posso esprimere un parere. Allora, cominciamo dai portieri. Ospina, 7,5. Stagione straordinaria del portiere colombiano. All'inizio campionato doveva partire come secondo, come vice di Meret. Per via della politica del Napoli voleva valorizzare il portiere italiano. Però Ospina è un giocatore troppo importante. Non a caso Gattuso e Spalletti sono impuntati per metterli titolari e per tenerli rosa e non cederli e rinnovare il contratto. A differenza di Meret, che invece non è un portiere adeguato. Ospina spesso ci ha salvato. Ha fatto 13 clean sheet, che sono tantissimi, tantissimi. Tanti. Il Napoli ha tra le migliori difese del campionato. Ha preso solo 31 gol, che sono pochissimi su 37 partite. Anzi, Ospina avrà giocato in 32-31 partite. Quindi veramente Ospina ha preso pochi pochi gol. È un potrei dire un azzardo, ma Ospina, se migliorasse nella presa, sarebbe un top player perché è bravo nei riflessi, bravo nel piazzamento, bravo a impostare, bravo nelle uscite aeree e nei tuffi. È un portiere molto molto forte, a differenza di Meret, che è un buon portiere, ma non è un portiere di una squadra che vuole puntare alla Champions o per di più vincere il campionato. Come secondo ci sta, ma sarebbe degradante e umiliante per lui, quindi per me Meret deve andare via. Parlando appunto di Meret, do 5,5. Ha giocato poco in campionato, ma ha giocato quasi sempre in Europa League e molto spesso il Napoli ha preso gol per colpa sua. Mi viene in mente il gol sul primo palo preso con lo Spartak Mosca, i due gol presi con il Leicester in pochi minuti, se non ricordo male anche la sconfitta interna con lo Spartak, col Barcellona, soprattutto il gol di De Jong, il gol di Aubameyang, i primi due al ritorno, non ne parliamo proprio. Cioè, veramente molti gol erano evitabili proprio a causa delle cazzate, delle paperate di Meret. Poi l'errore con l'Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è, il rapporto non è che si è interrotto per via di quell'errore, ma già da prima Meret era molto criticato, le sue prestazioni erano di merda. Per me è da cedere. L'andamento di questa stagione è la prova. Ovviamente Maffella non do voto, così come non do voto per Tuanzebe e Gulam. Tuanzebe gioca 10 minuti in campionato. Gioca una partita con la Fiorentina per più una merda. Non posso dare un voto, ha giocato troppo poco. Mi aspettavo di più, mi aspettavo che giocasse e si imponesse davanti alla difesa. Anzi, in difesa. Invece non ha giocato male, per infortuni, Covid, scelte tecniche e robe varie. Gulam ha giocato di più rispetto a Tuanzebe, ma ha giocato dei sprazzi di partita, ha giocato delle briciole, cioè avrà giocato tipo ogni 7-8 partite, avrà fatto 5 minuti a partita, cioè non posso dare un voto a Gulam. Quindi non... Mentre Mauro Rui do 7, stagione positiva per Mauro Rui. Se con Gattuso Mauro Rui ha fatto cagare in un anno e mezzo, con Spalletti è stato un giocatore prezioso. Non è un giocatore straordinario, è un giocatore leggermente sopra la media, diciamo così, nella media. Però è un giocatore che comunque qualche sbavatura l'ha commessa, ma non tante. L'unica partita un po' brutta che ha fatto Mauro Rui mi viene in mente col Verona all'andata e contro lo Spartak doveva rimediare il rosso. Ma di partite un po' brutte di Mauro Rui non ce ne sono state tantissime. Del resto ha fatto sempre dei cross importanti, ha fatto qualche assist in fase difensiva, qualche contributo l'ha dato. Non dava mai di essere un top player, ma nemmeno un giocatore deleterio da far sembrare che il Napoli giocasse in inferiorità numerica. Quindi, good job per Mario Rui. E ho notato una cosa, che con Spalletti gioca molto più avanti. E ciò costringe Di Lorenzo ad arretrare per dare più copertura in difesa. Ed è stata una soluzione, se si può dire, vincente, se non vincente, efficace. Mentre Di Lorenzo voglio dargli 7 anche per lui. Di Lorenzo, a differenza di Mario Rui, ha spinto di meno, anche se i bonus sono più dalla sua parte. Però
Rispetto a quando giocava con Gattuso e con Ancelotti, spingeva molto di meno di Lorenzo. Però in difesa commetteva meno sbavature. L'unica partita brutta che ha fatto di Lorenzo mi viene in mente contro il Genoa, dove ha regalato i gol a Cambiaso. Ma poi basta. Infatti, Lorenzo ha giocato sempre, non si è rotto mai. Giocava sempre con sufficienza. Faceva bene in difesa e bene in attacco, da 6 e mezzo in entrambe le fasi. Non ha mai commesso sbavature. Qualche assist te l'ha fatto. Qualche gol te l'ha fatto. E quando è mancato di Lorenzo si è sentito. Sebbene Zanoli ha fatto bene. Però sono state partite in cui con Zanoli e Malquit il Napoli ha sofferto contro Fiorentina, contro la Roma, contro l'Empoli. Invece quando è tornato di Lorenzo contro il Sassuolo, il Napoli si è ripreso tantissimo. Quando siamo a 5 minuti. Quindi il 7 se lo merita. Per me il Napoli deve puntare su di Lorenzo e Zanoli. Zanoni voglio dargli 6. Non ha giocato tantissimo per via del Covid. Vuoi che Di Lorenzo era insostituibile? Spesso gli è stato preferito Malquit. Cioè, Spalletti sappiamo che con i giovani non è che c'è da molto a genio. Però sono contento che ci abbia puntato. Anche se abbiamo dovuto aspettare Di Lorenzo che si è fatto male per un mese per vedere Zanoni, che mi ha convinto. È un giocatore molto intelligente tatticamente e bravo a spingere. Sebbene deve migliorare in marcatura è ancora molto acerbo, anche se un po', come posso dire, tozza un po' dire che è acerbo, a 22 anni, cioè a 22 anni dovresti fare almeno 120 presenze in Serie A, secondo me, cioè già a 19 anni dovresti giocare titolare, però, con quanto sta che Zanoli ha fatto bene, la prossima stagione mi aspetto più partite, magari a partita in corso, lo metti esterno di centrocampo, lo metti terzino, a me mi aspetto che una ventina di presenze le faccio nella prossima stagione. Malquit 5 e mezzo. Non lo voto più basso perché è vero che non ha mai fatto bene, però non ha mai fatto. A parte la partita con l'Empoli, Malquit non ha mai fatto schifo. Posso dire con l'Eister ha fatto schifo. Con l'Empoli sono queste le partite in cui Malquit ha fatto schifo. Il resto le ha giocate le partite, però hanno giocato lui in Napoli veramente. Fa schifo, Malquit è un giocatore inutile. Corre soltanto. E quando non correva, perché era infortunato, era deleterio. Non si arriva a un cazzo. Non sa spingere, non sa crossare, non sa difendere. È inutile. Va ceduto. Meno male che scade il contratto a giugno. Meno male. Cioè, quei due gol presi contro l'Empoli erano per errori di Malquit. E c'era sulla coscienza quel tipo di partita. Per quanto riguarda i centrali, allora, Koulibaly voglio dargli 7. Allora, Koulibaly non do 7,5, un voto più alto perché ha fatto una gran prima parte di stagione. Poi per via della Coppa d'Africa, qualche infortunio e qualche prestazione leggermente sottotono, io abbasso leggermente il voto. Del resto non ha giocato male, assolutamente. Anzi, ha fatto bene, rispetto all'anno scorso ha fatto più che bene. Però qualche errore l'ha fatto, mi viene in mente. Se non sbaglio contro l'Inter sul gol di Dzeko se l'ha perso. Poi col Barcellona ha sofferto tantissimo al ritorno. Ma adesso non mi vengono in mente le altre partite di Kalidou Koulibaly, però sicuramente ci sono state partite in cui Koulibaly ha sofferto tanto, anche con la Fiorentina, ad esempio, un'altra partita in cui veramente Nico Gonzalez, Cabrali hanno fatto vedere i sorci a Koulibaly. Diciamo sì, se si può riassumere la stagione di Koulibaly, è stata una stagione da 8 nella prima parte di stagione, da 6 e mezzo nella seconda parte. Quindi il 7 ci sta. Ramani 7 e mezzo. Le differenze di Koulibaly sono molto più costante. Ramani ha fatto molte meno partite insufficienti rispetto a Koulibaly. Koulibaly ha avuto forse picchi più alti, ma Ramani è stato costante, sempre su 6 e mezzo, 7. Ramani mi ha sorpreso perché partiva come terzo di difesa. Come colui che doveva rimpiazzare Manolas. Invece Manolas, dopo quell'errore di merda con la Juventus, ha perso il posto. Ramani ha sempre giocato, ma soltanto la partita per squalifica ha saltato. Anche se non ricordo di preciso quello ha saltato. Ma fatto sta che Ramani ha fatto una signora stagione. Ha fatto 3-4 gol in campionato. Preciso, pulito, ordinato. E il Koulibaly che si è visto quest'anno è tornato, non dico in stessi livelli, ma si è avvicinato di poco al Koulibaly di 3 anni fa, proprio perché c'era un difensore come Ramani che non lo snaturava nel modo di difendere.
Perché con Manolas Koulibaly l'ha costretto a fare gli straordinari a snaturarsi, e ciò era deleterio per lui. Mentre Juan Jesus 6 e mezzo, anche Juan Jesus mi ha sorpreso. Non è che ha fatto. Juan Jesus è vero che ha giocato di meno la seconda parte, perché ovviamente la mano era intoccabile. Koulibaly era tornato da infortuni e Coppa d'Africa, quindi negli ultimi 3 mesi Juan Jesus ha giocato di meno. Però da ottobre fino a gennaio Juan Jesus è come se ha giocato e ha fatto benissimo. Come quarto centrale me lo tengo, assolutamente, e va rinnovato. Non mi fa impazzire come giocatore, però devo dire che ha fatto bene. Spalletti veramente lo sa utilizzare. Se Spalletti sa utilizzare un giocatore mediocre come Juan Jesus, a Spalletti mi ha fatto una statua, secondo me. Manolas 4,5. C'è poco da dire su Manolas. L'errore con la Juventus è costato caro. Ovviamente dovrà fare il compagno di riparto di Koulibaly. Però ovviamente l'errore con la Juventus lo ha fatto perdere il posto. L'errore non è tanto, la colpa non è tanto di Manolas. La colpa è che il Napoli che non ha ceduto subito. E ha fatto bene a cederlo adesso, perché se avesse giocato, anzi, se Manolas fosse rimasto nell'ospedale del Napoli, avrebbe creato soltanto problemi. E meno male che ce lo siamo levati dalle palle, perché un giocatore del genere non lo vorrei mai in squadra. Passando ai centrocampisti, Anguissa 7,5. Stagione favolosa di Anguissa. Cala leggermente nella seconda parte, sono d'accordo. Però, se non sbaglio, lui ha giocato l'andata col Barcellona. Ha fatto un partitone della Madonna. In Europa League si vede che è stato un giocatore determinante. In campionato è stato importante. Anche lui è stata una sorpresa. Perché mai mi aspettavo quel giocatore che dava una mano nelle rotazioni. Era il colpo altisonante. Invece si è imposto e è diventato il titolare. E il Napoli senza Anguissa a centrocampo sta acceso, perché non c'è il giocatore che difende e recuperi i palloni. Anguissa, oltre ad essere bravo a recuperare i palloni, è forte fisicamente, anche intelligente tatticamente, e sbaglia pochi passaggi. Non è un mostro con i piedi, però è preciso. Sa giocare con i piedi, gioca semplice, però è bravo a recuperare i palloni. E la sua presenza tattica è fondamentale. Lobotka pure un'altra sorpresa a 7,5. Potete dare anche 8, però. Non do 8 perché magari ha regalato quel rigore, quel gol allo Spartak Mosca al ritorno. Solo per quello non do 8. Poi il resto Lobotka ha fatto una stagione superlativa. Veramente il faro il nostro centrocampo, recupera i palloni, pressa l'avversario. È il regista del Napoli. Lobotka e Anguissa sono quei giocatori importanti. Non perché sono dei top player, sono ottimi, assolutamente. Però sono importanti perché giocano in un ruolo adatto a quello che serve al modo di giocare di Spalletti, funzionali. Per questo sembrano fortissimi e importanti. Non perché sono campioni, ma perché per il loro modo di giocare sono troppo importanti per Spalletti. Il Napoli deve prendere almeno due centrocampisti come loro, perché gli servono come il pane. Lobotka l'anno scorso era offeso da tutti, veniva insultato in tutti i modi, sia per la sua tenuta fisica che per le prestazioni. Ma io già al primo anno vi dico che Lobotka era un bel giocatore. Se il Napoli lo rigenera, se il senatore lo valorizza, può diventare un giocatore importante. E lo ha dimostrato. Spalletti ci ha creduto da quando è arrivato a Napoli. È fatto una stagione della Madonna. Lobotka ha giocato di meno rispetto magari ad altri giocatori, per via del Covid, dell'infortunio. Però la trentina partita l'ha fatta Lobotka. E contro il Genoa ha fatto pre col Genoa ha fatto pre gol. Veramente complimenti a Stanislav Lobotka. Lobotka ha fatto più o meno la stessa stagione che ha fatto Dembe l'anno scorso. E Dembe quest'anno ha fatto la stessa stagione che ha fatto Lobotka l'anno scorso, cioè sottotono. Dembe do 5,5. Da Dembe mi aspettavo di più. Non lo cederei, me lo terrei ancora come panchinaro. Perché Dembe è molto forte, assolutamente. Mi piace come giocatore. Però quest'anno non si è visto il vero Dembe. Si è visto un Dembe mai al 100%. E si vede quando gioca, sempre spaesato, corre sempre a vuoto, viene sempre fatto superare dagli avversari. L'infortunio della propria cellula è un po' rovinato, secondo me. Molti vogliono già cederlo, ma mi sembra un po' esagerato. Almeno un'altra chance gliela voglio dare. Poi se vendi Dembe, quanto ci vai? 8 milioni adesso? Cioè, non troppo. Fabio Ruiz e Zielinski do entrambi 6, anzi, Zielinski do 6 più perché in Europa League ha fatto meglio rispetto a Fabian. La loro stagione sarà a due facce, perché hanno fatto un girone d'andata da top player facendo entrambi 5 gol in campionato. In Europa League non mi ricordo se Zielinski ha fatto un gol, ma non ricordo. Fatto sta che
hanno fatto una grande stagione della Madonna giocando assieme. Nel giro di ritorno sono calati tantissimo, ma veramente tanto. Soprattutto Zielinski che ha perso per il posto. Fabiano almeno qualche bonus l'ha fatto. Ha fatto un bellissimo assist contro il Bologna, ha fatto il gol vittoria con la Lazio, ha fatto il gol vittoria col Torino. Almeno Fabiano al ritorno ha fatto vedere qualcosa in campionato, ma le sue prestazioni sono state insufficienti quasi sempre. Zielinski sempre praticamente. Zielinski non c'è stata la partita buona nel ritorno in campionato. Nel 2022 l'unica partita buona che ha fatto è stata col Barcellona e basta. Se devo scegliere tra i due, scegliere Zielinski. È vero che Fabiano è in scadenza, però Zielinski va su 28 e difficilmente lo venderà a cifre alte. Se Fabiano lo venderei se gli arriva una cifra sui 40 milioni. A 40 milioni lo vendo a Fabiano e Zielinski me lo tengo almeno un altro anno. Concludo il centrocampo parlando di Elmas. Elmas do 6,5. Allora, Elmas è molto criticato come giocatore perché viene appellato come un calciatore che non ha personalità. Ma in realtà Elmas è un giocatore che dà molta grinta in campo ed è migliorato tantissimo dal punto di vista fisico. E lo dimostra il fatto che può giocare in tanti ruoli, da mezzala, trequartista, esterno di sinistro. Non tanto esterno destro che quando gioca lui ha fatto schifo lì. Però giocando in questi altri tre ruoli che ho appena descritto si è comportato bene. È davvero un jolly che gioca sempre, entra sempre dalla panchina, ha fatto benissimo in Europa League, ha fatto 2-3 gol. Ha fatto 3-4 gol in campionato. Se prima era un giocatore che è un eterno incompiuto, adesso è un giocatore molto più evoluto. È un animale, sembra un Tarzan quando corre. Veramente mi piace tantissimo Elmas. Per quanto riguarda invece gli attaccanti, Lozano e Politano do 6 meno. Politano ha fatto meglio in Europa League, assolutamente, e ha dato un contributo in fase difensiva, però a livello offensivo il suo contributo è scarno. Va bene 4 assist, ma 2 gol in campionato sono pochi. In Europa League 2 gol sono pure tanti. Ha segnato contro l'Ejja Varsavia e col Barcellona. Ma veramente è troppo poco il rendimento in campionato. Poi l'ultima parte di stagione ha giocato di meno perché è stato spesso preferito Lozano. Lozano invece ha fatto male in Europa League, ma bene in campionato. Lozano non ha fatto un brutto score. 5 gol e 5 assist non sono pochissimi, assolutamente. Per un giocatore che si alterna con Politano, ma le prestazioni di Lozano sono state brutte alcune volte. Si è mangiato tanti gol. Lozano è un giocatore bravo nella preparazione, quando parte in contropiede, però è un giocatore che nell'esecuzione è veramente limitatissimo. Sbaglia un sacco di tiri, passaggi, dribbling. È un giocatore quando è bravo a costruire le palle gol, ma nel realizzarle e concludere e finalizzarle no. Ma se c'è una cifra alta lo vendo a Lozano. Tra Lozano e Politano mi vendo Lozano. Politano almeno può dare una mano. Lozano è troppo scazzato quando gioca. Questo è un problema. Passando a un asso 6 più. Un asso non è che ha giocato tantissimo. Però quando è entrato alla panchina ha sempre fatto il suo. Ha avuto diversi infortuni, ha avuto il Covid. In Europa League ha giocato tanto. E ha fatto i suoi 2 gol. Come terzo panchinaro, come jolly, anche lui me lo tengo. Quando lo metti può essere utile. Infatti è l'unico giocatore del Napoli che salta l'uomo. E salta l'uomo che si può definire tale, non come Lozano che in realtà va sul fondo, ma non supera l'avversario. Lozano non vedo mai fare un dribbling. Un asse invece sì. Un asse è pericoloso, fa imbriacare il difesa avversario. Insigne 6,5. Allora, Insigne forse è il giocatore più difficile da valutare perché ha fatto la prima parte di stagione molto insufficiente, non da 5 ma da 5,5. Poi si è ripresa alla grande da marzo fino adesso. Quindi è lì, anzi, marzo è un po' esagerato, da aprile dai, ci sta. Da aprile fino a maggio ha fatto un bimestre molto positivo da 7,5. Quindi un 6,5 ci sta. Ok, ha fatto i suoi 10 gol, ma l'ha fatti 9-8 sul rigore in campionato. In Europa League sicuramente ha fatto il bellissimo gol con l'Ejja, ma non ha fatto una stagione della Madonna Insigne. Il 6,5, anzi ho dato 7,5, 6,5, 6,5, sì, 6,5 per essere sicuri. 6,5 ci sta Insigne. Non ha fatto benissimo, nemmeno male. Buona stagione, ma da Insigne magari mi aspetto un po' di più. Anche se non mi aspetto perché andrà via da Napoli. Peccato. Comunque. Betagna 5,5. Allora, ero indeciso di dare 5,5 o 6, però confrontandomi, secondo me il 5,5 è il voto più appropriato perché ha fatto bene fino a gennaio. Ha fatto 2 gol importanti, decisivi contro Genoa e Samp
In Coppa Italia non mi ricordo se ha segnato. Però in Europa League spesso ha giocato titolare e ha fatto schifo. Petagna quando deve fare il vice Osimhen è il titolare, è imbarazzante. Ma quando fa il terzo attaccante è molto buono. Come terzo attaccante mi piace, ma come secondo no. Stop, Alexa! Alexa, stop! Alexa, stop! Madonna mia. Sai perché ho pronunciato il suo nome? Comunque, diciamo che dopo la sosta dalla sosta delle nazionali, Petagna ha giocato pochissimo, proprio poco, se non zero, pochi minuti ha fatto. E questo è un indizio sul fatto che lascerà il Napoli, sicuramente. Parlando di prestazioni, cioè ripetiamo a parte le prestazioni, Petagna si è mandato a fare, come posso dire, il terzo attaccante, il gregario, ecco, non mi veniva in mente il termine, ma non è che dopo febbraio, dopo gennaio è calato tantissimo, ha giocato poco, si è reso poco utile. Osimhen do 7 più. Non voglio dare un voto più alto perché, ok, anzi 7 e mezzo se lo merita, dai. In Europa League ha fatto tantissimi gol, ha fatto 4-5 gol, con l'Ester ci ha fatto pareggiare. Poi non mi ricordo le altre partite. Soprattutto con l'Ester ci ha fatto pareggiare. Sicuro ha fatto altri due gol, però non mi ricordo. Forse con l'Ester Varsavia ha fatto il gol del 2-0. O del 2-0, se non sbaglio. Nelle altre partite non ha più segnato. Perché con lo Spartak ne è andato al ritorno. Ha segnato lui. Con l'Ester ha fatto i due gol. Poi ha fatto il gol con l'Ester. Non mi pare che avesse segnato con l'Ester al ritorno e con l'Ester al ritorno. Però ha fatto bene Osimhen in Europa League. In campionato ha fatto bene. Su 26 partite ha fatto 14 gol. Cioè poco più di un gol a partita. Osimhen è veramente un giocatore importante. Deve migliorare nei big match, assolutamente, fisicamente. Ma è un giocatore devastante che te lo fa il gol. È un giocatore che sa concretizzare. Forte nei contropiedi. È rapace, sa segnare di testa. Che gli puoi dire, Osimhen? Se arriva un'offerta altissima di 120 milioni lo cedo. Se arriva un'offerta sui 70-80 allora no. Deve rimanere. Invece concludiamo con Mertens e Spalletti. Allora, Mertens do 7,5. Stagione straordinaria di Dries Mertens. Ha iniziato a giocare ottobre. Però ha fatto benissimo in campionato. In Europa League non ha fatto gol, se non sbaglio, ma in campionato ha fatto molto bene. Ha fatto tipo 12 gol, se non sbaglio. 10 o 12 gol, più o meno. Ma non è soltanto il gol che rileva la grande prestazione di Mertens. Ma è stata proprio l'assenza di Mertens. Cioè, quando è mancato Mertens, o per sostituzione o per infortunio, il Napoli faceva schifo. Spalletti ha avuto il grande errore di sostituire ogni volta Mertens. E quando Mertens veniva sostituito, il Napoli non giocava bene. Mertens è il punto di riferimento. È quel giocatore che va a fare da collante, da centrocampo e attacco. Quello che parte da dietro e si inserisce in attacco. Cosa che Zielinski non ti fa. Zielinski sicuramente è un buon giocatore a centrocampo. Ma in attacco non lo vedi mai in aria. Mertens invece ti fa la doppia fase. E questa è una cosa positivissima. Mertens, per la questione di spogliatoio, deve rimanere a Napoli, deve rinnovare il contratto. Se Insigne se ne va, almeno teniamoci Mertens con libero spina per altre due stagioni, secondo me. Almeno in Napoli ha un po' di esperienza e fa crescere giovani. Concludo Spalletti do 8. Perché Spalletti senza mercato, con una squadra che ha fatto due stagioni, una da settimo posto e da quinto posto, la porta in Champions. Vero che era al passo dello scudetto, ma non voglio ripetere le stesse cose, però l'obiettivo del Napoli era la Champions e Spalletti ci è riuscito a raggiungere tale obiettivo. Giocando bene, anche se sono i momenti in cui il Napoli giocava male, non aveva la mentalità, rinunciava a giocare, sbagliava i cambi, però Spalletti ha dato un'identità alla squadra, ha resuscitato alcuni giocatori, come Unas, come Elmas che è migliorato, è tornato Koulibaly, Lobotka che è risuscitato, è stato scoperto Anguissa, Ramani, Juan Jesus si è ripreso, quindi Spalletti sicuramente ha valorizzato la squadra, a parte due o tre giocatori ha valorizzato tutto il resto della squadra, quindi chapeau come direbbe Cassano. E niente, questo video finisce qua, ci vediamo domenica per il post partita con lo Spezia e con il pagellone della Serie A che sarà lunedì in realtà. E niente, ci vediamo ragazzi.